Abbiamo qualche palo davanti, ma non... Dai raga, forza raga! Precisamente tre pali che ci disturberanno la visuale, però non... non possiamo farci niente. Dai, di là! Dai, papà! Dai, bugito! Dai, raga, forza, raga! Dai, papone! Dai, papà! Sarà la spalla a battere il calcio d'inizio! Prima conclusione in porta, no, prima conclusione pericolosa, non in porta, però è della Sampdoria dopo un minuto di gioco, il portiere della Spalla è altissimo e si era disteso in tutta la sua lunghezza, in volo sulla sinistra, pallone che però è uscito di porta. Solo, solo.
Dai spada! Attento papà! C'è la prima conclusione anche della Spal, un tiro da media lunga distanza fuori dall'area, tiro raso terra, portiere si lancia e con una mano riesce a deviare, calcio d'angolo però dalla sinistra. Adesso è la Spalti, ha avuto un'occasione in area, ha rimediato la difesa della Sampdoria, un po' in affanno, ma sicuramente una situazione pericolosa dentro l'area blu cerchiata. E risponde subito adesso la Sampdoria con questo bel passaggio cercando l'imboccata, non ci ha riuscito, ha rimediato la difesa della Spal. Adesso c'è un giocatore della Spal contuso. Ancora un fallo per la Spal, siamo nella metà campo della Spal, adesso la Sampdoria ha recuperato le posizioni in campo, si è risistemata, Spal che gioca pallone all'indietro cercando di far uscire dalla sua metà campo la Sampdoria, ma la Sampdoria pressa alto, adesso c'è un tentativo di confusione. Era da buona posizione, però ha colpito male il pallone. Numero 4 della Sampdoria, pallone che si perde fuori dallo specchio della porta. C'è 1 contro 1 tutto campo, fatela dare. Questi devi fare un palo. Thank you.
Adesso c'è una bella azione in velocità della SPAL. Poi... Va bene, Pappo, ancora, Pappo! Arriva! Pallone che arriva sulla destra, il numero 7, che si accentra, si prepara per il tiro. Ma colpisce male anche lui, pallone che si perde lontano dallo specchio della porta. Buoni ritmi in questi primi 10 minuti di gioco, le squadre si affrontano a viso aperto, nessuna si chiude, un po' più lenta nella manovra la SPAL quando ha il pallone nelle retrovie, più veloce la Sampdoria. Ma... c'è un intervento duro, l'arbitro non fischia. Sembrava un fallo, ma netto. Vediamo se non tanto per la, diciamo, la violenza, cioè l'entrata violenta. Vediamo quale decisione ha preso l'arbitro. Niente, fallo laterale con le mani, quindi per la spalla. Tenuto l'intervento sul pallone, ha travolto nello stesso tempo il giocatore della SPAL. Sampdoria che si difende bene, sta facendo un buon lavoro difensivo la Sampdoria, pecca un po' di precisione la SPAL in attacco. Adesso c'è stato un corner che è arrivato proprio sul piede del numero 8 della SPAL, che poteva fare meglio lì, praticamente l'ha calciato col pallone che gli scendeva proprio sul piede senza avere una coordinazione, cercare una coordinazione giusta. Poteva controllarlo il pallone, metterlo giù, non aveva avversari addosso, aggiustarselo, invece colpito di prima intenzione al volo, conclusione sbagliata.
fra bravo. Dai Popo. Che adesso aumenta la pressione sulla difesa della Sampdoria. Regge bene, siamo al quarto d'ora, 0-0. E passa chi lo può. Adesso c'è un pallone che viene. Viene conteso in area in velocità. Sembrava finire, fosse destinato a un difensore della Spal, invece sopraggiungeva da dietro, fortissimo, giocatore della Sampdoria. Adesso c'è un fallo quasi sulla linea laterale nella tre quarti della Sampdoria, siamo nella. Quindi una punizione a favore della Sampdoria, pallone che probabilmente spioverà in area dalla sinistra. Lì dovrebbe battere un destro sul palo, sul secondo palo, invece la traiettoria è a uscire, sempre difficile mettere
colpire un pallone quando c'hai la traiettoria opposta a quella della porta. Minuti 0-0, una partita vivace, una partita aperta. Vedete che la Sampdoria non aspetta, non è attendista, ma è subito aggressivo, aggredisce alto. Baricentro della Sampdoria molto alto. E ne guadagna lo spettacolo quando una squadra non si chiude, ma adesso c'è un tentativo di conclusione al volo, bella l'idea, però è stata murata. Si gioca sempre da un'area all'altra. Adesso si porta il pallone sul fondo. Non ha voluto interrompere la sua corsa, ma lì dovevi fermarti e poi dare il pallone a qualche tuo compagno. Adesso non riesce a buttar via la palla, ce la fa adesso il giocatore della Sampdoria e cerca un lungolinea sulla sua corsia. Quindi riesce adesso. C'è un'occasione per la Sampdoria, non la sfrutta però in pieno, occasione d'oro, il numero 9 che ritarda di un attimo la conclusione in porta, riesce il difensore in scivolata a bloccare il tiro, ma si rifà subito. Adesso il numero 9 con questa bella azione individuale e poi insacca con un pregevole questo gol, cambia il risultato al 21esimo, ma se prima non era stato risolutivo. Ma secondo tentativo ha fatto tutto da solo, si è bevuto due giocatori, si è portato la palla sul destro e ha infilato imparabilmente, non ci poteva fare niente il portiere su questi tiri. Il portiere addirittura era andato dall'altra parte, ha cercato con il piede di arrivarci, ma lì sono palloni piazzati che un attaccante sa già dove metterli, e per il portiere è notte fonda. 1-0 al 21esimo. Dai, fuori! 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 D
che devi fare? Dai papo! Sampdoria scatenata dopo il gol. Non ha abbassato il ritmo, ma ha tenuto sempre. Adesso rischia qualcosa in difesa alla spalla. Adesso c'è questa bella giocata individuale, troppo altruista, giocatore della SPAL, aveva la possibilità, aveva il corridoio di calciare in porta, invece ha cercato, ma con un passaggio troppo in profondità, il compagno ha cercato di liberarlo davanti alla porta, non c'è riuscito, ma lì spreca una favorevole occasione, lì doveva calciare, ci prova il numero 9 stavolta della Sampdoria, da lunghissima distanza colpisce male, preteso un po' troppo con questo tiro in porta, il numero 9, ma sicuramente da elogiare per il bel gol da bombe, perché si è destreggiato bene in aria e poi infilato con un tiro dove ancora stavolta va bene dai Francesco, che arriva al tiro però calcia male da buona posizione, calcia troppo alto. Ha rallentato, era in velocità, ha permesso alla difesa della Sampdoria di sistemarsi. Bravo Nico. Chiude bene la difesa della Samp. Un calcio d'angolo. Ancora un tiro sporcato, strozzato, anche lì vale il discorso fatto prima, c'hai un pallone
sui piedi, lo devi prima controllare, non hai nessuno, te lo porti avanti, poi calci. Invece si calcia di prima intenzione, il pallone viene colpito male, perché il pallone che ti arriva in velocità e anche tu devi arrivarci nel modo migliore, nel modo giusto. Adesso c'è un tocco bellissimo, troppo lungo, fa buona guardia il portiere che intuisce la minaccia, il pericolo, ci arriva prima di tutti, agguantando e dando sicurezza a tutto il reparto, proprio perché sono quei movimenti del portiere che se temporeggia un attimo, invece c'è andato deciso, convinto su quel pallone lì, ha letto prima di tutti la... la situazione pericolosa e poi adesso il difensore della Sampdoria ha cercato di proteggere il pallone che stava uscendo, probabilmente è stato toccato da lui questo pallone, perché l'arbitro concede un calcio d'angolo sempre dalla sinistra, batte sempre un destro, svetta in area, però la contraerea difensiva della Sampdoria. Sampdoria che non ha sbagliato niente, in difesa siamo al 31esimo, poi è stata aiutata un po' dalle conclusioni troppo affrettate, troppo precipitose dei giocatori della Spal. Comunque una partita sempre interessante, sempre vivace. Un altro pallone morbido, troppo lungo in area della... ci arrivano sempre prima i difensori della Sampdoria, poi tenta una conclusione deviata, una conclusione che non sarebbe finita lontanissimo dalla porta, però grazie a questa deviazione, tanti calci d'angolo battuti fino adesso dalla Spal, però calci d'angolo che non hanno portato pericoli, non hanno creato occasioni. Adesso batte un sinistro. Thank you.
passaggio sbagliato adesso. Forse il primo errore della Sampdoria nel concede questa ripartenza che diventa pericolosissima. Bravo Fra! Buona Francesca, gran palla! Però ancora la conclusione da buona posizione è debole, centrale, portiere. Non si deve impegnare più di tanto per bloccare questa. Forse la più grande occasione del primo tempo della Spal. Siamo al 35esimo, mancano 10 minuti. Si tende sempre a calciare il pallone di prima, invece anche in questo caso sei da solo, il pallone bisogna fermarlo, fare un passo. Scusa, no, no. Andrea!
noi. Doria vicinissima al raddoppio, ancora una bella azione in velocità, rasoterra sulla sinistra, passaggio filtrante dove c'è un duello uno contro uno, difensore e attaccante, però rimedia bene la difesa della spalla. Un'altra azione pericolosissima della Sampdoria, che ricordiamo in vantaggio di un gol a zero. Ancora la difesa della Spal che si salva con un po' di fortuna. Pallone che bastava porta era vuota, il pallone era lì a pochi passi dalla porta. Dai.
possiamo chiedere. Sarà lista. Dopo il primo piano. No, vabbè, è finito il primo piano. Comunque resiste l'1-0, ma molto sofferto per la Spal in questo primo tempo. Sampdoria pericolosissima in questi tre minuti finali. Ammonisci direttore, bravo! Un minuto di recupero, quindi chiuderà il 46esimo il primo tempo. Grazie. La Sampdoria che questo primo tempo ha dato un'ottima impressione a noi, perché solida in difesa, centrocampo di movimento. Però quando c'è da far gol bisogna fare gol, perché primo tempo, però la Spala ha subito. Aspetta, ora ci ho chiesto. Dove, com'è il link per vedere la partita? Coach 6104. Però se fai una ricerca su YouTube, Spal Sampdoria Under 18 viene fuori. Viene fuori, dunque Cal. Coach. Oh, ah, dai, 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 andiamo, andiamo! Aspetta, lo passo subito. Aspetta che comincia. Vabbè, dai, che faccio partire. Dai, hai capito? Fai una ricerca su YouTube. Su YouTube. Bene, dai. Vabbè. Spal Sampdoria Under 18. Va bene? Dai, ciao, ciao. Ecco, così ho fatto partire. Grazie. Parlavamo del lupo. Oh,
mezzo di gioco del secondo tempo, un euro gol. Un missile da limite dell'area che si incrocia, che si infila all'incrocio dei pali. Quindi... grazie. Aspetta. Bravo Ale! Dai, 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 che te la diciamo, forza! Chi è il numero 10? Chi chiama? Purtroppo non ci so dire. Ah, qua. Come si chiama il numero 10? Boccia. Quindi l'autore del gol, di questo bellissimo gol, è il numero 10, Boccia. Boccia Alessandro, che ha veramente estratto dal suo repertorio una magia. Di sinistro, molto bello, con quei gol che... belli da vedere e rivedere. Comunque, secondo tempo che è partito alla grande come il primo. Molto agonismo in campo, ma assolutamente corretto. E anche una curiosità a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. In campo c'è il portiere della Sampdoria 2004 e il numero 11 della SPAL, Andrea Semenza, portiere della Sampdoria Maianti, che nel 2019 vinsero lo scudetto con il Piacenza, oggi sono avversari, Piacenza Under 15, che in una finale spettacolare contro la Paganese, il risultato finì 3-2 per il Piacenza, ma una partita ricca di colpi di scena, di un'alternanza di risultati, e poi fu Piacenza a trionfare. Oggi sono in campo due di quei giocatori lì, quindi l'11 della SPAL Andrea Semenza e il numero 1 della Sampdoria Maianti, da avversari oggi, quindi e fu una squadra dove lanciò quel Piacenza lì molti giovani. Ad esempio Poerio andò proprio con Maianti al Pisa, poi Maianti tornò al Piacenza e poi dal Piacenza alla Sampdoria quest'anno. Ma c'era anche Turra che è andato al Bologna, lo stesso Semenza all'Inter, quindi un trampolino di lancio anche. L'under 15 di Serie C per palcoscenici più importanti. Adesso abbiamo un palo davanti, non si capisce cosa sta succedendo, ma c'è un assembramento, come si usa dire in queste occasioni. Portiamo il caffè. Nifio, devi calmarsi, Nifio.
fino adesso la partita è stata una bella partita sui binari della sportività, adesso speriamo che si mantenga ancora. Ne ho citato solo alcuni, quelli che più mi ricordo, ma altri giocatori, uno mi sembra che è finito alla Cremonese, quindi il calcio è bello proprio perché cambia tutto da un anno all'altro. Dai Ale! Anche noi abbiamo un avversario insuperabile, c'è il palo che è qua davanti, non possiamo dribblarlo, ma ci sta marcando. Ecco Semenza in azione, numero 11, cerca un passaggio filtrante, andava bene, solo che l'ha toccata un po' troppo forte, sicuramente il corridoio c'era, l'aveva visto. Adesso si sono accesi un po' gli animi. Ma no!
Adesso è la spalla a dettare i tempi di gioco. È la Samp che deve subire adesso, dopo il pareggio, dopo un minuto e mezzo di gioco del secondo tempo. Una bella azione offensiva della Spale, pallone che dalla destra arriva alla sinistra, Semenza, numero 11, che molto generosamente appoggia indietro il suo compagno, lì però dovevi secondo me tentare la via personale. Adesso è la Spal che è scatenata dopo il gol del pareggio, cerca il gol del vantaggio, un po' in difficoltà la Samp su questo. Doppietta personale con due tiri da fuori, due tiri bellissimi, e arriva al raddoppio della Spal. Sempre Boccia, numero 10, Alessandro. Vedete che quando il pallone arriva sul piede basta controllarlo, aggiustarselo, prepararselo e poi calciare, non come è successo nel primo tempo, che quando arrivava sul piede si calciava subito. 2-1 adesso il risultato al
sedicesimo minuto del secondo tempo. Quindi primo tempo nettamente a favore della Sampdoria, secondo tempo che la spalla ribalta al risultato. Risponde subito la Samp con questo tiro deviato dal limite dell'area. Adesso è la Samp che deve recuperare lo svantaggio. 2-1 adesso il risultato per la SPAL. Tutti avanti e adesso tutti indietro, i giocatori della Sampdoria sul corner. Thank you.
Italia. Zitto! Bravo Giorgio! Due cambi per... esce l'11. Dice 7 per la Sandone. Fuori. C'è il cambio nelle file della SPA. Esce proprio Semenza. Sempre generoso, sempre a disposizione della squadra. Bravo Seme, vai bene, eh? Dai, bene, forza, bene. Dai, mandalo. Ancora! Calma! Uomo! Uomo!
Buona Francia! Gira, gira. Solo! Solo! Guarda linea adesso che sbandiera segnalando una posizione di fuorigioco. C'è un giocatore a terra per Crampi, giocatore della SPA. Svegliali un po', Bandi. Svegliali un po', oh, dormite. Buttala fuori. Se la perdi, addio. E farò uscire però le tante. Dai Alex! Dai!
Doric adesso sta rimettendo fuori la testa, è andata vicinissimo al pareggio. C'è stato un cambio noi per la spalla. Senza respiro adesso, ma stanno spingendo tutte e due sull'acceleratore, sulla velocità. E crossala, in mezzo, crossala. Grande Michi! E c'è un miracolo del portiere che riesce a tenere il risultato ancora in suo favore 2-1, ma una grandissima occasione. La SPAL non riesce a fare il terzo, ma neanche la Sampdoria riesce a fare il secondo, ma tutte e due le squadre ci vanno a un soffio. Yeah.
questo qua. Oh, gli ha tirato un pugno, ma cos'è? Oh, 5 sul controllo. Dai, basta, basta. Non c'è niente, dai, dai. Ha sbagliato in due, in effetti l'arbitro li richiama, ma per loro fortuna non estrae il cartellino, qua. Ma non tanto per il fallo, perché il fallo non è, è un fallo di gioco normale, è che poi il giocatore della spalla ha allontanato il pallone e il 5 è andato sul giocatore della spalla, quindi... Stavolta l'hanno passata liscia, ma sicuramente lo sbaglio c'è stato da parte dei due giocatori. Ancora la Samp in avanti, però siamo all'83esimo. Quindi 7 minuti più recupero alla fine, ma una partita sempre aperta. E c'è un grande tiro dal limite dell'area che sfiora il palo alla destra. Non c'è arrivato il portiere, ma per sua fortuna stavolta il pallone non c'entra lo specchio della porta, quindi, ma di un soffio proprio, di pochissimo, si perde sul fondo. Si può dire che non avendo preso il terzo gol la Sampdoria, il pari sarebbe stato meritato, perché ha avuto una colossale occasione di testa solo davanti al portiere, colpisce bene anche il pallone perché lo schiaccia, ma una parata distinta del portiere riesce. Comunque si è giocato a un ritmo forsennato, veramente si è giocato tantissimo. Adesso ha colpito male il pallone di testa, certo, non voleva, l'ha colpito bene prima, male adesso, non voleva certamente darlo indietro quel pallone lì, non voleva. 14 della San. Oh, allora? Questo l'abito continua a lasciar giocare, ma ci sono degli scontri duri. Duri. Tirati, tirati! Bravo, Ale! E poi ci siamo adesso. Terzo gol, un'azione personale bellissima in velocità. Alla fine è la spalla. Adesso il gol. A fare il terzo, quindi a 4 minuti dalla fine la partita è teoricamente chiusa. Dai, dai! Sì!
E adesso arriva il secondo gol della Sampdoria. Bravo Eni! Una partita dai risvolti finali. Mi ha fatto saltare la diretta. Vedi. Dici più? No. Hai preso il gol o no? È il gol l'ho preso. Però mi è saltata la diretta. Dai, grossa! Bravo! Vale. Dai! Arbitro, sei un cornuto! Hai capito, arbitro? Che merda sei? Arbitro, sei una merda! Ha preso il gol a testa, perché è colpa sua? Buono, dai. E vedi, ma hai fatto anche... Hanno preso il testa, gol, colpa sua! Dai, lì! È finito. No, no, il gol l'ho preso. Però loro il gol non hanno visto. Non l'hanno visto? No. Strano. Allora no, allora non sei stato tu. Non sei stato tu nel saltare. No, no, è. Finito. Finita la batteria qua, porca miseria. Cazzo, non ne prese guarda. Ma te lo carico, te lo carico. La metti? Sì, ce l'ho, ce l'ho qua registrato. Sì, te la metto tutta. Te la metto tutta fino in fondo. Ora sì, ora ancora diretta. No, non riesco più. So, Fraglie! Sì, forse adesso va. Devo aggiustare il registro. Buttati giù, tanto con l'arbitro con loro! Buttati giù! Bravo! Ma salta! Dai Ulisse! Fuori! Dai! Bravo! Tutto! Purtroppo
purtroppo è saltato il collegamento e la partita la... Petaui! È registrata, la caricheremo domani, perché mi hanno detto che il secondo gol della Sampdoria non si è visto. E poi con il era la partita brutta, una partita bella fino alla fine, tirata, quando sembrava sul 3-1 la SPAL sembrava avesse già il risultato in tasca, invece è saltato alla fine. È saltata perché ti stava seguendo. Ho scaricato il modem. Non me ne sono accorto. Sì. No, però lo vista la vista. Non si è vista il 3-2. No, ho detto almeno non si è vista la vista. Ah no, quella lì non l'ho vista neanch'io perché ero qua. Aspetta che allora chiudo. Boh. No, posso ricaricarlo.